L'ordine del giorno reca discussioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella seduta di ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Giuseppe Conte, ha consegnato il testo delle sue dichiarazioni programmatiche già rese alla Camera dei Deputati. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Vono per 6 minuti. Per il bene comune. E così ho potuto valutare attraverso il confronto la fondatezza di alcuni miei convincimenti. Di fronte ad una situazione inconsueta provocata da chi ha provato sulla propria pelle che gli escamotage adoperati in passato non sono più efficaci, il Movimento 5 Stelle ha con grande coraggio dato un senso a quel cambiamento. Per finire, manca le risorse in agricoltura, oggi più che mai, grazie signori colleghi, per favore se fate un attimino di silenzio, magari sarebbe preferibile, il tempo non è molto, se poi dopo lo passiamo a bisbigliare, e qui si potrebbe dire la mancanza di rispetto, perché ultimamente un po' di rispetto, quello è mancato anche in quest'aula, magari noi dovremmo essere primi a portare rispetto, perché come dice un mio amico parroco, le chiacchiere volano, gli esempi trascinano. Dovremmo essere un esempio per la nostra Italia, per veramente chi ci sta a guardare, però noi dovremmo essere un esempio di dovere, di morale, di civicità. Per finire voglio dire che Forza Italia, rispetto lo merita anche Forza Italia senza dubbio, lo merita la nostra storia di 25 anni, lo merita il nostro presidente Silvio Berlusconi, che ieri ho ammirato nuovamente, e mi sono domandato ieri mentre era con noi che parlava. Pronto? Mentre parlava dicevo, ma chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? Semplicemente l'amore per la nostra Italia, per il nostro territorio, l'amore per non lasciare questa Italia in mano alla sinistra, perché Forza Italia è questo. Oh, pensavo che era un applauso per me, va bene. Per favore, per favore. Per favore. Ha chiesto di parlare il senatore De Falco, ne ha facoltà. No, mi dispiace, ma ero rimasto affascinato dagli applausi. Io vorrei che questo dibattito si svolgesse in modo che possiamo ascoltare il pensiero di tutti.